libro dei Proverbi, al capitolo 16, leggiamo un versetto, e troviamo in questo libro meraviglioso. Gloria. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù. Alleluia. Grazie Signore. Capitolo 16, il verso 20 soltanto, fratelli. Dio ci benedica. Amen. Chi presta attenzione alla parola se ne troverà bene. È beato colui che conosce. Signore, ti preghiamo nel nome di Gesù, per la tua parola, nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Amen. Accomodatevi, fratelli. Un'altra perla di saggezza viene dal libro dei Proverbi con questo verso. Chi presta attenzione alla parola. Stasera vogliamo meditare, fratelli, su un particolare importante che deve venire fuori nella nostra vita come credenti. Il rapporto che c'è tra noi e la parola di Dio. Non voglio parlarvi della importanza della parola di Dio, perché siamo tutti d'accordo nel dire che la parola di Dio è importante, o no? Penso che anche chi è inconvertito è in grado di dire che la parola di Dio è importante, è parola di Dio. Non fa niente che poi non lo pensa, non fa niente che poi magari non lo mette in pratica, però credo che la stragrande maggioranza degli uomini pensa che la Bibbia, non dico tutti, ma gli uomini in generale pensano che la Bibbia sia un libro importante, un libro da considerare. Io non voglio parlare della importanza della parola di Dio, perché sappiamo tutti quanti che la parola di Dio è importante. Veniamo in chiesa per questo, veniamo in chiesa per la parola di Dio. Veniamo in chiesa per ascoltare la parola di Dio, per mettere in pratica la parola di Dio, per ricevere l'insegnamento della parola di Dio. Stasera però voglio parlarvi della relazione che c'è tra noi e la parola di Dio. Perché ognuno di noi possa chiedersi davanti al Signore che rapporto c'è tra noi e la parola di Dio. Ripeto e ribadisco, siamo tutti d'accordo che la parola di Dio è una parola importante. Ma dobbiamo comprendere che tipo di relazione abbiamo stabilito con la parola di Dio. Il verso che abbiamo letto non mette in evidenza se la parola è importante o no, ma mette in evidenza l'attenzione che noi diamo a questa parola. E questa attenzione denota il rapporto che c'è tra noi e la parola di Dio. L'attenzione che noi abbiamo, com'è? Che tipo è? Che linea ha? Chi presta attenzione alla parola se ne troverà bene. In base alla persona che ci parla, noi siamo in grado di porre la nostra attenzione, meno o più, dipende. E ovviamente quando noi ascoltiamo qualcuno abbiamo anche comunque dei pregiudizi verso chi ci parla, vogliamo o non vogliamo, sappiamo che chi ci parla davanti, chi ci dice qualcosa, se conosciamo la persona, possiamo immaginare se scherza, se fa seriamente, se ha un doppio fine, se è quello che ci viene presentato, se magari indietro a quello che ci viene presentato c'è qualche altra cosa. La parola di Dio invece ha un messaggio sempre attuale per noi. E siccome ha un messaggio attuale, è necessario che noi poniamo attenzione. Dobbiamo comprendere la relazione che abbiamo stabilito con questa parola.
se la relazione è una relazione religiosa, se è una relazione con questa parola comunitaria, se è una relazione d'abitudine, se è una relazione di sfogo. Quanti leggono la parola solo nei momenti di bisogno? Chiudono gli occhi, Signore sono in crisi, e aprono la Bibbia. Per relazione di sfogo. La parola come quella che deve risolvere il problema di quel momento. Siamo in crisi, non sappiamo cosa fare, quindi la parola arriva, deve arrivare al momento opportuno, in quella occasione. Deve risolvere il mio problema, la mia necessità, le mie paure. E quindi ci avviciniamo a questa parola non più come una con una relazione che è tra noi e la parola di Dio, ma come se fosse una relazione stabilita tra noi e il risolutore dei nostri problemi o la soluzione dei nostri guai. Stasera è importante che ognuno di noi comprenda il tipo di relazione che ha stabilito con la parola. Per comprendere la relazione da stabilire con la parola, dobbiamo chiederci: cos'è la parola di Dio? Cos'è la parola di Dio? Se non comprendiamo cos'è la parola di Dio, è semplice dire la parola di Dio, ma se non comprendiamo cos'è la parola di Dio, rischiamo di avere una relazione non buona, una relazione fragile, una relazione che non ha fondamento, una relazione immaginaria spiritualmente parlando. Una relazione malata anche. Gesù ha parlato della sua parola come il pane. Pane disceso dal cielo. Il pane, il cibo, è il vero cibo, ha detto Gesù. Ha parlato della parola come cibo che non perisce. La relazione che dobbiamo avere quindi con la parola deve essere questa: cibo per le anime nostre. Se realizziamo che la parola è il cibo, allora Dante scopriamo che non possiamo fare a meno di questa parola. Scopriamo addirittura che la nostra vita dipende dalla parola. E che la parola non è un'alternativa nella giornata, una distrazione, un momento, ma è la necessità per le nostre anime. Noi abbiamo necessità di questa parola. La nostra vita ha conosciuto questo cibo e non può fare a meno di questo cibo, di questo mangiare. Gloria a Dio. Se la nostra relazione con la parola è simile al nostro rapporto che abbiamo col cibo, allora cambia il nostro rapporto con il Signore. Gloria a te, Signore. Gesù ha detto che la parola è cibo che viene dal cielo. Potete fare a meno del cibo? Vorreste fare a meno del cibo, ma non potete fare a meno del cibo. Non potete fare, anzi, il rischio è di ammalarsi e nei casi più gravi di morire. La parola di Dio ci porta alla vita e porta alla vita in maniera particolare l'anima nostra. Fa bene anche al corpo la parola di Dio, ma è in grado di dare vita a quella parte dell'uomo che nessuna medicina, nessuna filosofia, nessuna religione, nessun affetto,
nessun innamoramento, nessun soldo, niente può dare vita a quella parte dell'uomo che è la parte spirituale, solo la parola di Dio. Dobbiamo relazionarci alla parola come a un cibo. È il cibo la parola, è il cibo dell'anima nostra, è il cibo spirituale che non possiamo fare almeno, proprio come il cibo. Noi credo che insomma più volte nell'arco della giornata ci mettiamo qualcosa in bocca, vero? O grosso o piccolo, qualcosa ce lo mettiamo, insomma. E vengono dei momenti, tu, uno vuole fare pure a meno, però vengono dei momenti dove qualcosa devi. Se avessimo questo rapporto con la parola di Dio, momenti dove il pasto è abbondante, come può essere il culto, come può essere una riunione di studio, e momenti anche dove va bene anche un po' masticare qualche promessa del Signore, un momento particolare, difficile, andare, tra virgolette, perdonatemi il termine, a sgranocchiare qualche promessa da parte di Dio. Non possiamo fare a meno. Purtroppo noi vediamo e viviamo all'interno di una, purtroppo anche di una società religiosa ecclesiastica, dove crede di poter fare a meno della parola di Dio, dove crede di poter fare a meno del cibo che non perisce, per il quale non periamo neppure noi. La relazione che dobbiamo stabilire con la parola è la relazione che noi abbiamo con il cibo. Facci caso. Con la parola di Dio noi diciamo spesso: se ho tempo. Col cibo materiale non lo diciamo se ho tempo, lo troviamo il tempo. Qualunque cosa facciamo, quando arriva il momento diciamo: mi devo un attimo fermare, allora devo mangiare qualcosa. Anzi, siamo in grado, se proprio le nostre giornate sono pressate, piene, di fare quello e quello in contemporanea, mentre fai, mangi qualcosa. La relazione che noi dobbiamo stabilire con la parola di Dio è proprio questo: la necessità di doverci fermare e di mangiare. Altro termine che Gesù usa riguardo alla parola è l'acqua. E in questi giorni di afa quanta acqua che abbiamo bevuto, è vero? Acqua fresca. Non esisteva nulla meglio dell'acqua. E noi siamo negli ultimi tempi, tempi di afa spirituale. Solo dal cielo può scendere il refrigerio. La fa star male? Non so a voi, ma ti prende, ti stanca, ti sfianca, non ti toglie le risorse, ti toglie la forza, non hai voglia di far nulla. Vi sto dicendo tutto quello che succede a me. Proprio non ce la fai, non c'è riposo, non c'è vento che ti rinfreni, non c'è nulla. Afa, la parola è afa. Noi viviamo in un momento così, fratelli, dove non c'è respiro, c'è una pressione sulle anime paurosa e ingannevole, c'è purtroppo, diciamo, c'è il tentativo di sostituire con il messaggio della parola di Dio con altro tipo di attività. E si cerca attraverso altre attività di tenere folla, di tenere banco, di tenere le persone. Noi non siamo chiamati a tenere né folla, né banco, né persone,
Noi siamo chiamati a dare il vero refrigerio per le anime che sono sotto un'afa spirituale tremenda, sotto il giudizio di Dio e da cui possono essere liberati se credono nella sua parola gloriosa. Chi presta attenzione alla parola? L'acqua. Non possiamo fare a meno dell'acqua. Nella maniera più assoluta. E non possiamo neppure sostituire bibite con l'acqua. Ogni tanto possiamo anche bere qualcos'altro, ma viene sempre il momento che tu dici l'acqua. Sono buone tutte le bibite, la Coca-Cola, l'aranciata, gonfiano però e basta. Al momento poi t'hanno gonfiato. L'acqua invece ti disseta. E ci sono tante di queste attività che si presentano così belle, così costose, così valorose, poi ti riempiono d'aria, non riesci più a muoverti. Quello che abbiamo bisogno è bere l'acqua della vita, la parola che Dio è ancora in grado di mandare dal cielo. Grazie Gesù. Abbiamo bisogno di comprendere questo. Abbiamo bisogno di relazionarci alla parola come quando noi ci relazioniamo con l'acqua. Più volte in una giornata ci avviciniamo per bere. Io anche la notte. Di mattino, di pomeriggio, di sera, non c'è momento dove non ci accostiamo all'acqua. Noi ci accostiamo all'acqua senza neppure accorgercene. Al cibo ce ne accorgiamo perché ci dobbiamo sedere, ma all'acqua ci avviciniamo senza che pure ce ne accorgiamo. Andiamo, prendiamo e non ci siamo manco resi conto che abbiamo bevuto, è vero? Volesse il Signore che si creasse questa spontaneità nella nostra vita spirituale. Un legame così perfetto con la parola di Dio, così spontaneo, che non necessariamente abbiamo bisogno di organizzarci, ma lo sentiamo nel cuore, lo pratichiamo, lo viviamo, la beviamo, la mangiamo, la leggiamo, la meditiamo, tutte le volte che sentiamo il bisogno, il desiderio, la voglia di conoscere di più delle cose di Dio. Il pane, l'acqua, la parola è paragonata anche alla vita. Puoi fare a meno della vita? Anzi, se ti viene appena appena o meno un po' di terreno da sotto ai piedi, con un piccolo dolorino, con un piccolo subito preoccupazione, perché ci tieni alla vita, meno male, ci teniamo alla vita, no? La parola di Dio è vita. Amen. È vita. Ci ha liberato dalla morte? E dalla morte come veniamo liberati se non dalla vita? E se siamo stati liberati dalla morte? Perché la parola di Dio è vita. Se ci tieni alla vita, fai bene, perché la vita è un dono di Dio. E se noi impariamo a relazionarci con la parola come alla vita, allora noi godremo i benefici meravigliosi della parola di Dio. Avremo difficoltà a mancare dalla Chiesa. Avremo difficoltà a leggere la Bibbia. Avremo difficoltà a meditarla. Avremo difficoltà a non meditarla. Avremo difficoltà a non aprirla. Sarà per noi qualcosa che deve sempre stare con noi, sarà per noi qualcosa di indispensabile, proprio come la vita. La parola di Dio sarà per noi come l'aria che respiriamo. La parola di Dio sarà per noi qualcosa di cui non possiamo fare a meno. Chi presta attenzione alla parola
se ne troverà bene. Bene. È beato colui che confida nel Signore. Come mai questa relazione tra queste due espressioni? Come mai chi presta attenzione alla parola e dopo è beato colui che confida nel Signore? Tutti dicono di confidare nel Signore, tutti. Ma come si può confidare se non si conosce la sua parola? Come possiamo dire, no, io confido nel Signore, se non abbiamo prestato attenzione a quello che Lui dice? Chi confida veramente nel Signore vuol dire che ha fatto l'esperienza di prestare attenzione alla sua parola. Chi dice di confidare nel Signore è perché conosce la sua parola, perché si è relazionato con la sua parola, come si relaziona uno con il cibo, come si relaziona uno con l'acqua, come si relaziona uno con la vita stessa. Beato è colui che confida nel Signore. La nostra confidenza non è così, non è casuale, non è mentale. La nostra confidenza viene da un'esperienza che abbiamo fatto con il Signore. Noi non confidiamo così perché è in uso dire sì, confidiamo nel Signore, quindi lo cantiamo pure, confiderò sempre nel mio Signore. La nostra parola, la nostra affermazione, io confido in Dio, proviene da un'esperienza che abbiamo fatto con la sua parola. È per esperienza che possiamo dire io confido nel Signore. Confidare vuol dire io mi fido, e io posso fidarmi se conosco una persona, io posso fidarmi se ho relazione con una persona. Come farei a fidarmi di una persona che passa fuori? Potrebbe essere anche la migliore del mondo, non posso dire di fidarmi fino a che non conoscerò quella persona, fino a che non avrò stabilito una relazione con quella persona. Come facciamo a dire che noi confidiamo nel Signore se non abbiamo prima imparato a prestare attenzione alla sua parola? La relazione fra queste due espressioni è stretta, non è casuale, è ispirata. È lo Spirito Santo che ha fatto il libro dei Proverbi, e lui sa come inserire certe espressioni che tra l'altro sono alcuni risultati di quelle che sono, da cui precedono altre. E noi vogliamo con tutto il cuore stasera comprendere che tipo di relazione abbiamo stabilito con la parola di Dio. Signore, la tua parola per me è cibo veramente, ma che cibo è per me? È acqua veramente, o è una bevanda che ogni tanto, a cui mi avvicino ogni tanto, ma proprio per assaggiare? È vita veramente la tua parola per me? Se stabiliamo questa relazione, cibo, acqua, vita, come dice il libro dei Proverbi, ce ne troveremo bene. Amen. E beati saremo se confideremo in Lui. Amen. Alziamoci all'impiedi e preghiamo. Grazie. Alleluia, alleluia, alleluia.